Buongiorno da Giulia Mancinelli. Con l'ultima azione dei lavori sul lungomare Italia, Marzocco, è stato inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile. Il percorso, lungo 400 metri, arriva dal lungomare Da Vinci e prosegue fino al lungomare Italia. Contestualmente alla nuova pista ciclabile è stato realizzato anche il marciapiede ed è stato mantenuto il doppio senso di marcia per i veicoli. Sono inoltre stati installati anche gli attraversamenti pedonali luminosi. È in arrivo nelle Marche la campagna di vaccinazione contro l'herpes zoster, meglio conosciuto come fuoco di Sant'Antonio. L'AST comunica che viene offerta gratuitamente ai nati dal 1952 in poi e a tutti coloro che compiono 65 anni, oltre ad alcune categorie a rischio, la vaccinazione gratuita. Nel 2024, dunque, i soggetti interessati riceveranno una lettera a casa per invitarli a fissare un appuntamento presso gli ambulatori vaccinali o presso gli ambulatori del proprio medico di medicina generale. Sono stati consegnati al comune di Senigallia due defibrillatori da parte della famiglia di Simone Paradisi, il giovane infermiere del 118 scomparso a causa di un arresto cardiaco. Un atto di generosità, ha sottolineato l'amministrazione comunale, che ricorda anche l'impegno che lo stesso Simone ha sempre dedicato sia come volontario che come professionista nel salvare vite umane. Sarà l'archeologia il filo conduttore delle giornate del FAI di primavera 2024 che si terranno sabato 23 e domenica 24 marzo. È stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del comune di Senigallia il programma delle giornate conoscitive del Fondo Ambiente Italiano che toccherà oltre che Senigallia anche Ostra e Serra dei Conti. Come sempre i ciceroni che illustreranno le bellezze archeologiche saranno gli studenti delle scuole del territorio. Ed è stata inaugurata al Museo Onori dei Nobili di Trecastelli la mostra Female Art, messaggi di artiste internazionali a cura di Chiara Diamantini e Simona Zava. La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio negli orari di apertura del Museo Onori dei Nobili. L'ingresso e le visite guidate, sia la mostra che il museo, sono gratuite. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.